non era una ragazza normale, solare in tutti i sensi, piena di iniziative. Sì, aveva tanta voglia di vivere, di fare. Aveva 28 anni ed è stato diagnosticato un tumore al seno. È stata una sorpresa nell'ambito familiare e qua si è andata avanti con la malattia. Successivamente poi... Once upon a time, cancer was considered a death sentence, so, and it still is like that. You think of somebody having cancer, you think it's very bad, but there's a lot you can do to avoid getting cancer. Il motivo per cui però il progetto si chiama Martina non è perché Martina ha avuto un tumore, ma perché Martina, quando era ammalata, continuava a dire: parlate ai giovani, informateli, educateli. It's about realizing that we do get tumors because of certain lifestyles and environmental factors. E stimolare i ragazzi a adottare un stile di vita con una riduzione o eliminazione del fumo, con un'alimentazione corretta e anche con un'attività fisica. Il progetto Martina è un progetto molto importante per i Lions italiani. È partito dal nostro distretto, ma si è diffuso dovunque, sta avendo un successo enorme. For myself and for my peers, I'm hopeful that we understand the consequences of our actions early on, and this makes me feel more secure about my health and my future. I risultati sono veramente stimolanti, il 50% dei ragazzi ha cambiato stile di vita. Una grossa soddisfazione, la sensazione è quella veramente di sentirsi utili. Parlano con noi e alla fine vengono e ci danno una mano, è bellissimo. Una volta che viene menzionato il nome di Martina, è come Martina fosse continuamente al nostro fianco ancora viva. Che lei, anche se una sola persona si salva con questo progetto, è già una bella cosa.